Ed eccoci qui nuovamente e finalmente a fare fotografia. Guarda che bel spot. Ecco lì in fondo la bandiera del rifugio. Eccomi qua dove volevo arrivare. Guardate alle mie spalle, che roba. C'è altro da dire? Direi proprio di no. Che bello anche lì in fondo. Guarda che roba, guarda che roba. Guarda qui il sole cosa sta facendo. E qui è anche iniziato a piovere. L'ho sempre detto io, queste sono le condizioni migliori per fare fotografia. Altro che bel tempo, il sereno, eccetera. Ma quanto bello è fare queste uscite. Ed eccoci qui nuovamente e finalmente a fare fotografia, una nuova uscita. Il mio obiettivo è raggiungere il rifugio Città di Carpi. Sono circa 400 metri di dislivello dal lago di Misurina, non è tanta roba. Dovrebbe essere piuttosto soft, semplice, dovrei trovare un bel panorama. Spero di trovare le condizioni di luce giuste. Il tempo non è onestamente dei migliori, è molto variabile. Speriamo di non trovare brutto tempo. Io sto salendo a piedi, ma volendo si può anche utilizzare la seggiovia, che qui ti evita tutto lo sbalzo iniziale, ma non essendo eccessivo lo faccio a piedi, così faccio anche un po' di fiato. La cosa bella è che c'è del tempo nuvoloso e quindi si sta veramente proprio bene. Sono circa 20 gradi e sono in sostanza le condizioni ideali per fare un'escursione. Speriamo che in cima mi dia anche l'opportunità di fotografare un bel paesaggio. Ciao. Ciao. È un martedì di settembre, ma c'è parecchia gente, non tutti sono tornati al lavoro, c'è ancora tanta gente in vacanza. E guarda il tempo che ti dicevo, molto incerto. Ho praticamente scollinato, meglio, sono arrivato sul primo punto. Qui adesso ho il bivio, posso andare verso il rifugio Col de Varda, che è a metà strada, diciamo, o proseguire per il rifugio di Carpi, quello che voglio raggiungere io. Dovrei avere un bel panorama da quel punto di vista. Quindi adesso proseguo da questa parte, adesso avremo una bella discesa, poi un'altra salita di 100 metri di dislivello, decisamente poca roba per quello che ho fatto finora. Comunque il percorso è un po' faticoso, ma non tanto, insomma. E bene. Continuiamo. Da quello che ho visto qui il sentiero dovrebbe essere veramente carino, infatti da come sta iniziando molto bello, poi dovrebbe essere leggermente in discesa, quindi molto soft. Dopo la sfaticata iniziale possiamo riposarci un po'. Questo sentiero è percorso anche da tante mountain bike o gravel, perché è tutto ciclabile. Sto analizzando bene il percorso, perché se faccio il tramonto, se le prospettive sono buone, quindi mi fermo per il tramonto, poi tutto sto tragitto dovrò farlo praticamente all'imbrunire o al buio con una lampada che mi sono portato dietro, e lo devo guardare un pochino per capire com'è. Ed ecco il panorama che dovrei trovarmi se il tramonto mi regala qualcosa di buono. Dovrebbe essere spettacolare. Wow! Vista molto curiosa, perché quello lì è il Sorapis, il giro che avevo fatto tempo fa, che ti avevo portato il video, te lo metterò qui da qualche parte. E si vede proprio anche il rifugio, lì c'è il riflesso della luce,
si vede anche molto bene il percorso che avevo fatto. Un posto veramente molto bello, ma strabusato dai dronisti e che lo utilizzano come un parco giochi praticamente. Ma vai a vederti il video, capisci tutto. Buongiorno. Buongiorno. Una cosa bella e una brutta finora. La bella è il fatto che ho trovato tanti ragazzi che camminavano lungo questi percorsi, quindi bene, bene. Sono appassionati alla montagna, ragazzi giovani. Il lato negativo è che giravano con queste casse Bluetooth, con musica alta. Il bello delle camminate in montagna di solito è proprio gustarsi il silenzio, il rumore della natura, il suono della natura, non il rumore. E quando cammini adesso qua, senti che silenzio praticamente. Solo il rumore, il suono dei passi delle persone. Peccato perché è un po' piatto come luminosità, c'è questa foschia molto presente. Io speravo sì in nuvoloso, ma magari più roba temporalesca, proprio stacco cielo, nuvole. Invece c'è veramente un sacco di umidità sull'aria, ma il pomeriggio è ancora lungo, quindi adesso intanto arrivo fino al rifugio e poi lì attendo un po' e vediamo come butta la giornata. Cioè, ma guardate anche qua, che bello che è come panorama, come punto di vista, veramente straordinario. Ci sono degli sbalzi termici, praticamente passo da aver caldo a aver freddo, ma d'altronde il tempo è così, sta cambiando. Ho appena inquadrato una ragazza che ha fatto un volo, per fortuna non si è fatta niente. D'altronde qui c'è sto ghiaino che è veramente bastardo, perché è veramente, veramente morbido. E ti può fregare un attimo di distrazione, rilassamento e inciampi. Posso dire che tutto sommato questo percorso potrei farlo abbastanza tranquillamente anche col buio, perché è veramente ampio, non sono in mezzo al bosco, quindi non ci sono animali selvatici qua, però sai, un po' di fifa c'è. Boh, mi sa che dovrò fare la statistica di quante persone incontro che salutano. Per ora siamo messi malino, sai, poche persone che salutano, per di più passano senza salutare, ti guardano, io li saluto, non li cambiano. Ma tra l'altro qui c'è un bel bivio, perché volendo io da rifugio Carpi potrei dopo girare giù verso Malga Maraia per poi sbucare qui, ricongiungermi e tornare indietro. Deciderò più tardi il da farsi, adesso strappo finale al rifugio Carpi. Guarda che bel spot, che oasi. Sì, per carità, non questa pozza come oasi, però che bello. E gli animali vengono ad abbeverarsi. E questo qui dovrebbe essere il pascolo comunque. Qui cosa c'è? Che bel spiazzo sotto il sole, e qua ci riscaldiamo decisamente. Molto bello. Qui ancora residui del Vaia, i danni che ha causato. Si rinizia a salire, quindi spengo e pedalo.
Ecco lì in fondo la bandiera del rifugio, quindi ormai lo vediamo, vediamo la meta, quindi è più facile adesso arrivare. Qui c'è un sacco di vento, veramente freschetto anche, ma non mi vesto. No, no, arriviamo al rifugio, poi eventualmente mi cambio la maglia, quindi sono bello asciutto. C'è altro da dire? Direi proprio di no. Wow! Peccato per il cielo, ma per il resto ripaga tutto questo paesaggio. Però non è finita, manca ancora l'ultimo strappo. Ecco qui il bivio per Malga Maraia. Scende fin lì e poi ci si ricongiunge alla strada. Siamo arrivati. Guarda che roba. Wow. È già il rifugio. Questo è il panorama che volevo prendere. Vediamo se fra un po' la luce mi dà una mano. Però prima vado a cambiarmi perché ho un po' di freddo, sono sudato. E amici miei, eccomi qua dove volevo arrivare per un panorama veramente particolare. Pronti? Voilà! Guardate le mie spalle, che roba! Che roba spettacolare! Ho fatto questa camminata, questo percorso per raggiungere questa vista. Dietro di là ci sono le tre cime di Lavaredo e tanta roba. Wow! La GoPro non rende l'idea di qual è il paesaggio che ho qui alle mie spalle. È una roba spettacolare. Adesso non vedo l'ora di fare qualche foto. La luce è interessante perché con questa nuvolosità è molto drammatica e andrò a provare anche degli altri obiettivi. Di questa scena mi piace tantissimo il fatto che lì in alto le nuvole si stanno addensando, ma si riesce comunque a vedere tutta la cima. C'è questo contrasto molto particolare, questa luce molto drammatica che veramente mi piace un sacco. Onestamente non me l'aspettavo in questo orario, infatti avevo programmato di arrivare qui e stare qui fino al tramonto, vedere come andava il tramonto per poi beccare magari queste montagne illuminate dalla luce del sole che tramontava. Però in questo contesto, dall'altra parte è bruttissimo, molto offuscato, ma qui ci sono delle gamme dinamiche luminose che sono veramente, veramente fantastiche. Quindi quello che cercherò di fare con questa prima foto, utilizzando un grandangolare, sono venuto via con la Fuji, attualmente ho su il 10-24, sto lavorando alla focale più ampia per beccare proprio tutta la scena, perché in questa posizione mi parte praticamente dal terzo superiore e finisce col terzo inferiore. Dopo ti farò vedere dal punto di vista compositivo come mi è piaciuta la scena. E quindi questa veduta d'insieme mi piace tantissimo. Poi questo contrasto, zone monocromatiche praticamente con dei verdi piuttosto intensi ancora di fine estate. Molto molto bello. Peccato perché lì in fondo la cima è coperta, altrimenti si poteva vedere anche quella, ma pazienza, intanto con la ripresa andrò a prendere questa zona, poi vedrò se fare un taglio
quadrato o mantenerlo nel taglio orizzontale 16 noni. Vediamo un pochino come rende meglio. Qui adesso è proprio una goduria pura fare fotografia. C'è una tranquillità assurda, c'è solo un filo di vento fresco, ma mi sono vestito, mi sono cambiato, sto molto bene adesso. E c'è una tranquillità, ci sono solo delle mucche lì che pascolano in alto. Gente non ce n'è, anche perché a quest'ora tanti stanno già tornando indietro, infatti il rifugio era praticamente vuoto. Che bello anche lì in fondo, là, guarda che contrasto. Ho anche un obiettivo un po' più tele, cercherò di fare una chiusura lì in fondo e vediamo cosa ne esce. E adesso è arrivato il momento di andare a fotografare quelle creste lì. Ho montato il 16-80 mm su APS-C, quindi posso godere di un bel ingrandimento e voglio sfruttare quel contrasto che c'è tra il cielo più scuro con le nuvole, poi c'è quella fascia più chiara a ridosso dell'orizzonte e poi le creste delle montagne che sono più in ombra, più scure, e questo gioco di contrasti e di creste molto crude di alta montagna, delle Dolomiti, penso renderà molto bene. Come hai potuto notare, ho impostato un tempo ritardato di 2 secondi perché sto utilizzando un tempo di scatto lento, o meglio sotto la soglia della stabilizzazione, quindi è sì sul treppiede, ma preferisco comunque annullare totalmente le possibili vibrazioni che posso creare anche premendo il pulsante, quindi gli do un timer di 2 secondi così fa lo scatto automatico. Sono veramente, veramente felice di essere arrivato qui, di essermi trovato questa scena. Come sempre vado a riconfermare lo stato, l'elemento nel quale mi trovo meglio, ovvero queste condizioni atmosferiche. Queste situazioni di pioggia in arrivo, praticamente in montagna, alta montagna, col sole, per tirar fuori queste luci. Questa luminosità molto particolare. Ormai che ho messo su anche il 16-80 farò altre riprese in questo contesto, magari andando a prendere dei particolari, sempre delle creste, e sempre con questi contrasti. Vedi che c'è questo nuvolone che si sta spostando e man mano che si sposta crea degli effetti luminosi bellissimi. Qui nel frattempo ho le mucche curiose, speriamo non siano curiose della mia attrezzatura. Mi aveva guardato male perché ero in mezzo, si è fermato lì a guardarmi fin quando non mi sono spostato, ora dopo è passato. Giustamente sono io a casa sua che gli sto occupando il percorso, quindi ha aspettato che mi spostassi. Simpatico però. Quando ti dico che fa freddo sì. Ho cambiato la maglietta, ho messo il pile e adesso mi metto anche l'antivento perché fa veramente freddo, roba a mettere i guanti. E quando si cammina è tutta un'altra cosa rispetto a stare fermi a far fotografia. È tutta un'altra cosa. E qui sembra buttare male come condizioni atmosferiche, il tempo si sta facendo veramente particolare, fa molto freddo, il panorama è stupendo, però qui non c'è nulla di fotografabile, di interessante, lì in fondo un pochino uno squarcio. Ma il tempo è decisamente proibitivo,
dubito, il sole calerà per di là, dubito che riuscirò a godere di un bel tramonto. C'è un'aria freddissima, però ho fatto delle foto strepitose, sono contentissimo. Guarda anche qui che posto, che rifugio, molto molto bello. Adesso vado a farmi un caffè caldo intanto. Il contesto che mi trovo è veramente interessante, come luminosità molto drammatico. Adesso ti faccio vedere cosa mi piace. Con la GoPro non si vede tanto, tuttavia c'è questa zona, che è quella che andrò ad inquadrare, che ha questo buco praticamente con tutte le nuvole sotto, le montagne molto scure. C'è questo forte contrasto tra la zona più luminosa, dove si vede anche si vedono anche le cime frastagliate, le nuvole. Insomma, è molto interessante come spot. Infatti la resa, come la vedo qui a display, per ora mi piace tantissimo e non vedo l'ora di analizzarla a casa con il computer, capire qual è il risultato che sono andato a ottenere. Il dato negativo è appunto il fatto che le condizioni purtroppo non mi daranno un tramonto, quindi la mia idea era di beccare questa zona con il tramonto, alla luce che arrivava da quel lato, andava ad illuminare tutte le cime, però qualcosa di buono l'ho tirato fuori. E comunque scendendo poi avrò delle prospettive molto interessanti da fotografare, ma comunque aspetterò ancora un po' per vedere se cambiano le condizioni meteo. Comunque qualche regalo mi viene ancora concesso. Guarda lì in fondo, si è liberato un po' il cielo, è sbucata la cima, e quello che io vado adesso a catturare è veramente interessante, una bellissima illuminazione. E comodamente dalla terrazza del rifugio, tra l'altro, adesso in una posizione più alta, quindi è comoda, però tira un'aria fredda e molto molto umida. C'è una umidità incredibile, veramente ho le mani tutte appiccicose, mi si attaccano ai pulsanti della cam e sulle ghiere, una cosa veramente anomala. Comunque adesso sto un po' giocando con dei contrasti che si stanno creando con quella zona lì dove sta piovendo probabilmente, quindi crea tutta una foschia particolare, c'è un vedo non vedo con le cime, con le vallate, quindi voglio vedere se riesco a contrastarle un pochino con la cam, dopo anche magari un po' in post produzione dopo, e tirarci fuori qualcosa di interessante. Ormai non ci speravo tanto, ma il sole sta cominciando ad illuminare qualche cima, anche lì in fondo, quindi dai, mi sta dando qualche spot interessante. Il posto è sempre il medesimo, adesso troverò un punto d'osservazione buono, però cambia tutto con questo cambiamento della luce. Bellissimo. Un minuto, veramente il tempo di fare una foto ed è già finito tutto quanto. Veramente sfuggente la fotografia, a volte bisogna cogliere l'attimo in questo senso. Lì c'è ancora un po' di sole che sta illuminando le montagne. Vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa di buono. Mi piace tantissimo questo contrasto, questa situazione con cielo abbastanza sereno ma ancora delle nuvole, veramente molto molto bello. Ed è quello che andrò a fare. Vediamo qui cosa riusciamo a prendere, guarda. Posso andare anche a stringerlo tantissimo per avere un contrasto ancora maggiore, molto molto carino.
andiamo a dargli i 2 secondi. Ops, non l'ha preso. 2 secondi e via. Ma guarda lì in fondo, guarda lì in fondo come si è aperto. Questi ultimi minuti mi stanno proprio regalando delle condizioni fotografiche strepitose. Guarda cosa ho lì davanti, guarda che paesaggio, come si vede bene che contrasto. E qui ormai le mie opportunità fotografiche sono terminate, il sole sta illuminando le ultime cime, poi è andato giù, ma non avrò un tramonto bello rosso purtroppo, perché credo che siano delle nuvole che stanno oscurando parecchio il sole. Ad ogni modo, credo di aver portato a casa delle belle foto, me lo farai sapere qui sotto tu nei commenti. Adesso torno verso valle e andremo a vedere se dall'altra parte quella foschia è ancora presente o se si è liberata un po' come è successo in questo contesto, ma lo vediamo subito. Manco a dirlo, qui si è aperto tutto, adesso il sole sta arrivando dentro, guarda che spettacolo. Amici miei, sta anche piovendo adesso, ma guarda che roba, guarda che roba. Si è aperto all'ultimo minuto e lì specialmente c'è una roba assurda, ma lo vedrai sulle foto che ti sto per mettere. Guarda qui il sole cosa sta facendo, passa tra le nuvole e crea dei raggi, strepitoso. E qui è anche iniziato a piovere abbastanza bene, ma penso sia una cosa passeggera perché dopo qui è tutto limpido. E qui ci bagniamo un pochino. L'ho sempre detto io, queste sono le condizioni migliori per fare fotografia, altro che bel tempo, il sereno, eccetera. Quasi sempre quando trovo queste condizioni porto a casa degli scatti che mi portano veramente tanta soddisfazione. Direi che è arrivato il momento di mettere via l'attrezzatura, le foto sono state fatte, adesso il sole è coperto, quindi torniamo verso giù. E come avevo già intuito, la pioggia sta smorzando un pochino, il sole mi sta dando ancora qualche splendido spot qui. Tuttavia sono assolutamente soddisfatto degli scatti che ho portato a casa e quindi ho già messo via l'attrezzatura nello zaino. Ho anche rivestito un po' lo zaino perché stava piovendo bene. E questo ripaga un po' la delusione dell'escursione che ho fatto verso il rifugio Semenza, la precedente escursione che tra l'altro non volevo nemmeno pubblicarla, in realtà ha avuto un gran successo, è piaciuta tanto, tante visualizzazioni, quindi grazie a tutti voi che mi seguite, che andate a vedere i miei video, che mettete like, che commentate, fatelo anche sotto a questo. Certo, qui mi sono preso la pioggia a differenza del rifugio Semenza, però ormai si sa, le condizioni, queste sono le condizioni meteo dove performo meglio, diciamo, dove riesco a portare a casa degli scatti che mi soddisfano di più, perché quello che interessa a me è che lo scatto soddisfi me più che star lì ad ottenere magari gli applausi del pubblico o avere persone che apprezzano i miei scatti. E adesso me ne ritorno a valle, ormai adesso qui il sole è proprio andato giù. Quindi sto decisamente camminando al tramonto. Sicuramente adesso non trovo nessuno lungo il percorso che viene su, che va giù, perché le persone che erano a rifugio si sono fermate lì, ce n'erano parecchie che si fermano. Molto bello. E io me ne rientro piano piano, luce ce n'è,
al massimo una rampa da dietro, ma dovrebbe essere abbastanza rapido il rientro, molto più veloce dell'andata. Ma quanto bello è fare queste uscite così, e pensare che non ero nemmeno tanto convinto, perché non si capiva bene con le previsioni del tempo cosa ne veniva fuori. Sono arrivato che pioveva, quindi ci sono rimasto un po' male, ma poi ho detto vabbè, sai cos'è, di solito con la pioggia qualcosa di buono lo tiro fuori, al massimo torno indietro, e invece è andata bene. Adesso dobbiamo scendere, speriamo di non trovare il percorso tanto bagnato, altrimenti faccio dei scivoloni in questa parte, perlomeno dopo non dovrei avere problemi. Ci sarebbe anche la seggiovia che porta giù, ma dubito sia ancora aperta, sarà chiusa sicuramente. E ancora una volta mi ritrovo a passeggiare tra i boschi con l'imbrunire da solo. Flavio, se non ti muovi a venire via anche tu. Batteria dei microfoni è finita, quindi registro direttamente con l'audio della GoPro. Il paesaggio è sempre fantastico, nonostante io finisca sempre per fare i tragitti da solo all'imbrunire all'interno di percorsi magari anche discutibili da fare da soli, ma dai, tutto sommato questo è piuttosto semplice. Guarda lì il sole che ancora illumina le nuvole, però non ci sono più cime da 3000 metri che riescono a catturare la luce del sole. Qui c'è Surapis, più di 3000 metri, però il sole ormai è giù, nascosto dalle nuvole. Ho quasi scollinato nuovamente, sono quasi nuovamente al bivio, però devo muovermi altrimenti arrivo col buio, non ho voglia. E quindi godiamoci questo ultimo panorama dei Dolomiti al tramonto. E così mi ritrovo a passeggiare nel buio lungo la strada, la regionale, statale, boh, di Misurina. Ci sono un po' di camper fermi qua. La mia macchina lì in fondo, mamma mia, sembra così lontana.